Per un quarto di ruota, un italiano ha mancato il sesto titolo e la sesta medaglia d'oro in palio nelle prove ciclistiche dell'Olimpiade. Alla partenza sulla strada di Grottarossa il gruppo è partito di slancio con il nostro Tonucci in prima fila. I vari tentativi di fuga sono stati stroncati dal gioco di squadra degli azzurri. Nel pattuglione anche tedeschi e russi con i belgi si danno da fare. Bisogna battere gli italiani che mietano troppe medaglie. Al decimo giro il russo capitano Fallunga e gli fila dietro Trapè. I due corridori accentuano il vantaggio. Chi tira è l'azzurro che smania per un guasto al cambio. La gente sventola fazzoletti e grida come impazzita. La ruota italiana deve fare il vuoto intorno. Prendendo la lunga, Trapè scatta da 700 metri. Capitano Faglia alle spalle. I due pestano come dannati. È il russo a farcela per pochi centimetri. Il sovietico si è meritata la medaglia. E Trapè piange lacrime d'argento. Lacrime amare per tutti gli azzurri nella prova di fioretto individuale. Uno ad uno i nostri vengono spietatamente eliminati da schermitori più forti, moderni, combattivi. Forse non sarà la notte per la scherma italiana, ma certo un brutto tramonto. Vince a mani basse e meritatissimamente il russo Yadanovich, seguito dal connazionale Sissikin. Terzo l'americano Axelrod, bravissimo fiorettista. Per la Germania la insuperabile Kramer ha fatto il bis guadagnando la medaglia d'oro nella prova di tuffi dalla piattaforma di 10 metri, dopo quella dal trampolino di 3 metri. Alle sue spalle, separate da pochi punti, le più forti del lotto, l'americana Pope, la russa Krutova e l'altra americana Eurywin. Le tuffatrici europee, oltre la sovietica Krutova, sono state ben rappresentate dalla britannica Thomas, dalla piccola francese Dari Gros, dalla Long e dalla svedese Hanson. Lo stile generale delle tuffatrici è quello della scuola americana, bene assimilato e perfettamente eseguito. Una prova complessivamente molto ardua, prolungata, estenuante, piena di difficoltà. La medaglia della Kramer ha imposto i colori della Germania, ottimamente rappresentata anche in campo atletico. Giornata e nella stessa magica piscina dello stadio del nuoto, l'America si è presa la rivincita nei 200 rana maschile. Il vigorosissimo Hooligan, coprendo la distanza in 2 primi 37 secondi e 4 decimi, ha superato di un soffio l'irriducibile giapponese Ozaki, arrivato pressoché nello stesso tempo. L'italiano Lazzari, in una notevole prestazione, ha fatto segnare il quarto miglior tempo, abbassando il record italiano nella specialità. L'olandese Mensonides e il germanico Henninger hanno toccato sulla scia dei due forti fuori classe. Mulliken ha stabilito il nuovo primato olimpico. Ultima vittoria della giornata alla Schüller nei 100 metri farfalla. Gli Stati Uniti devono le loro prime medaglie alle tuffatrici, al nuoto e agli atleti che si cimentano all'olimpico. Anche la Schüller, coprendo le due vasche in un primo 9 secondi e 5 decimi, ha stabilito il nuovo record olimpico a soli 4 decimi dal record mondiale detenuto dalla connazionale Remy. Seconda nei 100 farfalla l'olandese Hemskerk. Terza l'australiana Andrew. L'americana Hood, avendo ingerito acqua in virata, ha dovuto abbandonare.